So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Terme della Salvarola, tutte le cure termali. Sono qui alla Salvarola con mia moglie per fare le cure inalatorie. Già alcuni anni che veniamo, ci fanno bene, ci troviamo bene, non abbiamo avuto le influenze solite, di conseguenza vuol dire che la cosa è positiva, ecco. Mi trovo molto bene, sono 4 anni, io ho fatto l'aerosol, UMAS e i fanghi piedi e mani, perché non camminavo quasi più, adesso mi ti vado a ballare. Terme della Salvarola e Centro Benessere Balnea in collina a 3 km da Sassuolo, Modena. Buonasera, lutto per il mondo della ceramica. È morto all'età di 57 anni dopo una lunga malattia Giuseppe Mussini, amministratore delegato di Panaria Ceramica. Lascia la moglie Gloria e i figli Fabio, Francesco e Federico, oltre ai genitori Giuliano e Gemma e ai fratelli Paolo, Emilio, Silvia e Marco. Questa sera alle 20:30 nel Duomo di San Giorgio recita del Rosario, mentre domani, sempre nella stessa chiesa, ma alle 15, è in programma il funerale. Alla famiglia le condoglianze da parte della nostra redazione. Il sindaco Gianfrancesco Menani lo ricorda con queste parole: una persona solare, amante dello sport e della sua città, un imprenditore brillante e allo stesso tempo un amico per i suoi dipendenti e tanti di noi. Anche nei momenti difficili della malattia ha sempre dispensato sorrisi e ottimismo. Mancherà a tutti noi. Alla famiglia, ai dipendenti di Panaria e a tutto il gruppo vanno le più sincere condoglianze da parte dell'intera città di Sassuolo. Ieri sera, alla presenza di moltissime persone, si è tenuta in Piazzale della Rosa la funzione organizzata dalla Confraternita del Sacro Tronco e dalla Parrocchia di San Giorgio per esporre ai fedeli il Santo Tronco. La reliquia, solitamente, viene esposta durante la processione, sempre molto partecipata, del Giovedì Santo, che quest'anno, a causa del Covid, non si è tenuta. L'aula magna del polo scolastico, gremita di persone, ha accolto con calore il campione olimpico Stefano Baldini, che ha dialogato con il giornalista sportivo Leo Turrini. L'evento, o la corsa o la vita, è stato organizzato dal gruppo sportivo Totip di Pippo Ansaloni. Il nostro servizio. Stefano, un Amarcord di qualche anno fa, chiamiamolo solamente qualche anno fa, ma che questo Amarcord ti segue da diversi anni, perché quella medaglia è stato veramente un qualcosa di straordinario. Beh, lo è stato, lo utilizziamo ancora oggi per parlare di presente e di futuro. Risultati del genere ci danno una grossa mano per coltivare anche quelli che possono essere gli obiettivi dei ragazzi di oggi e per raccontare loro che anche dalla provincia, insomma, si possono fare delle gran belle cose a livello nazionale e internazionale, utilizzando e sfruttando quelle che sono le nostre potenzialità, che sono fatte di persone, di impianti, di capacità organizzativa, e oggi continuo a vivere questo mondo portando la mia esperienza fatta con tante gare, con tanti allenamenti, con tanti viaggi, con tante esperienze a disposizione dei giovani che sto allenando in questo momento. Nei giovani di oggi c'è la tua forza di sacrificio, la tua forza, la tua determinazione?
secondo me sì, dobbiamo essere noi adulti in grado di stimolarli con la consapevolezza che non sono cresciuti in un mondo che è andato avanti e non è lo stesso di quando ero ragazzo io, e con tecnologie diverse, con opportunità diverse, con mentalità diversa, ma i ragazzi hanno ancora quella voglia e quella fame che però dobbiamo andare a stimolare e invece che addormentare, e ne vedo ancora, basta metterli in gruppo. Oggi i ragazzi hanno molto bisogno anche negli sport individuali di essere messi insieme, soprattutto nelle fasi di preparazione, di allenamento, e questo crea insomma grande motivazione, grande stimolo per tutti loro, e già questo è un fattore sociale molto molto importante, e che poi se sfocia anche in qualche risultato di livello, insomma, ci fa molto piacere. Ci sono dei baldini a livello nazionale che sono ormai pronti? Ma è difficile da dire, perché se parliamo di risultati come quelli che poi ho fatto io, insomma, parliamo di livello molto molto alto, ed è stato un privilegio, una fortuna, insomma, che sono riuscito a portare a casa, ma che non è assolutamente semplice, perché tutto il mondo fa atletica leggera, le corse in particolare sono davvero talmente semplici che sono praticate ovunque, e quindi la concorrenza è davvero spietata. Ci sono tanti ragazzi di prospettiva e di buon livello, e che devono essere messi nelle condizioni di poter esprimere al massimo il loro talento, perché di talento ancora in giro ce n'è tanto, soprattutto in provincia. Una nota di colore, dove tieni quella medaglia? Quella medaglia è in una cassetta di sicurezza di un caveau di una banca, anche perché non ci sono poi state tantissime occasioni nelle quali tirarla fuori, anche perché sa un po' di passato. Io sono molto più orientato al presente e al futuro, ma ci sono delle occasioni particolari nelle quali torna fuori, gli anniversari, piuttosto che la festa dei 100 anni del Comitato Olimpico Nazionale. Insomma, è uscita da lì dopo il 2004 una dozzina di volte, non di più, ma c'è, resta sempre nel cuore, più che nella presenza, diciamo, fisica, e tanto te lo ricordano gli altri quello che è successo, tipo stasera. Io preferisco essere un po' più orientato verso il domani. Ed ora passiamo allo sport. Sassuolo e Cagliari impegnati su due fronti. Oltre alla prima gara di campionato, che si terrà domenica alle 18, si parla di calciomercato. Il terzino Alessandro Tripaldelli in mattinata ha effettuato le visite mediche in vista del passaggio al club sardo. Resta in neroverde invece il difensore centrale Filippo Romagna, al momento ancora out a causa della lesione al tendine rotuleo. Grazie per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto. L'appuntamento come sempre è a domani. Buona serata.